vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vergine addolorata, prega per noi. Contempliamo la preghiera e l'agonia di Gesù nel Getsemani. Gesù andò con i suoi discepoli in un podere che chiamavano Getsemani e disse ai discepoli: sedetevi qui mentre io vado a pregare. Cominciò a provare tristezza e angoscia. Entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vergine addolorata, prega per noi. Contempliamo Gesù flagellato alla colonna. La folla di nuovo gridò: crocifiggilo. Pilato, volendo dar soddisfazione alla folla, rimise in libertà Barabba e, dopo aver flagellato Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori.
e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vergine addolorata, prega per noi. Contempliamo Gesù, incoronato di spine. I soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno tutta la truppa. Lo spogliarono, gli fecero indossare un mantello scarlatto, intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo diredevano: Salve, re dei Giudei. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetti il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetti il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vergine addolorata, prega per noi. Contempliamo Gesù condannato a morte e sale al Calvario carico della croce. Allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vergine addolorata, prega per noi. Contempliamo la crocifissione e morte di Gesù. Giunti al Calvario, crocifissero Gesù. Presso la croce di Gesù stava sua madre. Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio. Gesù, gridando a gran voce, disse: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Detto questo, spirò. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vergine addolorata, prega per noi. Per il Papa, secondo le sue intenzioni e per la Chiesa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, miei figli, a te sospiriamo, gementi, piangenti, in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo il desiderio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Ricordati, Pissima Vergine Maria, che non si è mai inteso al mondo che qualcuno abbia fatto ricorso a te per il tuo rapido aiuto e sia stato abbandonato. Anch'io, animato da tale confidenza, a te corro, Vergine Madre Purissima, e vengo a mettermi davanti a te, peccatore avvilito e affranto. Tu che sei la Madre del Verbo, non respingi la mia povera voce, ma ascolta la benevola e risolvissimi. Signore pietà. Signore pietà. Cristo pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Signore pietà. Cristo ascoltaci. Cristo ascoltaci. Cristo esaudisci. Cristo esaudisci. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudentissima, prega per noi. Vergine degna di onore, prega per noi. Vergine degna di lode, prega per noi. Vergine potente contro il male, prega per noi. Vergine clemente, prega per noi. Vergine fedele, prega per noi. Specchio di perfezione, prega per noi. Sede della sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della santa città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli Infermi, prega per noi. Rifugio dei Peccatori, prega per noi. Consolatrice degli Afflitti, prega per noi. Aiuto dei Cristiani, prega per noi. Regina degli Angeli, prega per noi. Regina dei Patriarchi, prega per noi. Regina degli Apostoli, prega per noi. Regina dei Martiri, prega per noi. Regina dei Confessori della Fede, prega per noi. Regina delle Vergini, prega per noi. Regina di tutti i Santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo fatti degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio, ci ha curato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione, a noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di
imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono, per Cristo nostro Signore. Amen. Vergine di Loreto, come sei uscita dalla tua santa casa per portare conforto alla cugina Elisabetta, visita le nostre case e i luoghi di sofferenza, portaci la tua consolazione e liberaci dall'epidemia che ci sta colpendo, affinché possiamo tornare sereni alle nostre consuete occupazioni e lodarti e ringraziarti con cuore rinnovato. Aiutaci, Maria, a compiere un vero pellegrinaggio verso la Pasqua del tuo Figlio Gesù, perché in lui si ravvivi la nostra fede, la nostra speranza e si rafforzi la nostra carità. Vergine Santissima, che in ogni tempo hai lenito le umane infermità, ti preghiamo di ottenere a noi, i nostri cari, la salute del corpo o almeno la forza di sopportare le sofferenze in unione ai patimenti di Cristo Redentore. Salute degli infermi. Prega per noi. Vergine Santissima, che sai sanare non solo le infermità corporali, ma anche quelle spirituali, ti preghiamo di liberare l'anima nostra e di tutti i nostri cari da ogni colpa, per poter essere sempre degni dell'amicizia e della grazia di Dio. Salute degli infermi. Prega per noi. Vergine Santissima, che concedi ai tuoi devoti di conseguire la salute eterna, prendi nelle tue mani la causa dell'anima nostra e fa che possiamo raggiungere con te la gioia e la luce del cielo. Salute degli infermi. Prega per noi. O Dio, guarda con misericordia la nostra condizione oggi che siamo nel mezzo di una nuova epidemia virale. Fa che possiamo sperimentare ancora la tua paterna cura. O Dio, affidiamo a te tutti gli ammalati e le loro famiglie. Porta guarigione al loro corpo, alla loro mente e al loro spirito, facendoli partecipare al mistero pasquale del tuo Figlio. Aiuta tutti i membri della nostra società a svolgere il proprio compito e a rafforzare lo spirito di solidarietà tra di loro. Sostieni i medici e gli operatori sanitari in prima linea, gli operatori sociali e gli educatori. Vieni in aiuto in maniera particolare a quanti hanno bisogno di risorse per salvaguardare la loro salute. Noi crediamo che sei tu a guidare il corso della storia dell'uomo e che il tuo amore può cambiare in meglio il nostro destino, qualunque sia la nostra umana condizione. Dona una fede salda a tutti i cristiani affinché anche in mezzo alla paura e al caos possono portare avanti la missione che hai loro affidato. O Dio, che sei conforto nella fatica e sostegno della debolezza, per l'intercessione della Beata Vergine Maria, allontana da noi ogni male e liberaci dall'epidemia che ci sta colpendo. O Dio, benedici con abbondanza la nostra famiglia umana e disperdi da ogni male, da noi ogni male. Liberaci dall'epidemia che ci sta colpendo affinché possiamo lodarti e ringraziarti con cuore rinnovato. In te noi confidiamo e a te innalziamo la nostra supplica, perché tu sei l'autore della vita e con il tuo Figlio, nostro Gesù, Signore Gesù Cristo, in unità con lo Spirito Santo, vivi e regni, unico Dio, nei secoli dei secoli. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio.
Salva, mio Dio, per il tuo nome, e nella tua potenza rendimi giustizia. Ascolto, Dio, la mia preghiera, porgi l'orecchio alle parole della mia bocca. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore che guidi i nostri cuori nell'amore e nella pazienza di Cristo per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Raccolti attorno a Cristo per entrare profondamente nel suo mistero, per poterlo riconoscere nella parola e nel sacramento. Rinunciamo al peccato, invochiamo la Divina Misericordia, chiedendo anche la grazia dell'indulgenza che il Papa fra poco concederà, unendoci in comune di preghiera con Lui. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. Padre Santo, che nei tuoi sacramenti hai posto il rimedio alla nostra debolezza, fa che accogliamo con gioia i frutti della redenzione e li manifestiamo nel rinnovamento della vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te in unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal Libro della Sapienza. Dicono gli empi fra loro ragionando: tendiamo insidia al giusto, che per noi è incomodo e si oppone alle nostre azioni. Ci riprova le colpe contro la legge e ci rinfaccia le trasgressioni contro l'educazione ricevuta. Proclama di possedere la conoscenza di Dio e chiama se stesso figlio del Signore. È diventato per noi una condanna dei nostri pensieri. Ci è insopportabile solo a vederlo, perché la sua vita non è come quella degli altri, è del tutto diverse sono le sue strade. Siamo stati considerati da lui moneta falsa e si tiene lontano dalle nostre vie come da cose impure. Proclama beata la sorte finale dei giusti e si vanta di avere Dio per padre. Vediamo se le sue parole sono vere. Consideriamo ciò che gli accadrà alla fine. Se infatti il giusto è figlio di Dio, egli verrà in suo aiuto e lo libererà dalle mani degli avversari. Mettiamolo alla prova con violenze e tormenti per conoscere la sua mitezza e saggiare il suo spirito di sopportazione. Condanniamolo a morte infamante perché, secondo le sue parole, il soccorso gli verrà. Hanno pensato così, ma si sono sbagliati. La loro malizia li ha accecati. Non conoscono i misteriosi segreti di Dio. Non sperano ricompensa per la rettitudine, né credono a un premio per una vita irreprensibile. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato. Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato. Il volto del Signore contro i malfattori, per eliminare dalla terra il ricordo. Gridano i giusti e il Signore li ascolta, li libera da tutte le loro angosce. Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato. Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato. Egli salva gli spiriti affranti. Molti sono i mali del giusto, ma da tutti lo libera il Signore. Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato. Custodisce tutte le sue ossa, neppure uno sarà spezzato. Il Signore riscatta la vita dei suoi servi.
Non sarà condannato chi in Lui si rifugia. Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato. Gloria e lode a te, o Cristo, Verbo di Dio. Gloria e lode a te, o Cristo, Verbo di Dio. Non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Gloria e lode a te, o Cristo, Verbo di Dio. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù se ne andava per la Galilea. Infatti non voleva più percorrere la Giudea perché i giudei cercavano di ucciderlo. Si avvicinava intanto la festa dei giudei, quella delle capanne. Quando i suoi fratelli salirono per la festa, vi salì anche lui, non apertamente, ma quasi di nascosto. Alcuni abitanti di Gerusalemme dicevano: «Non è costui quello che cercano di uccidere?» Ecco, egli parla liberamente, eppure non gli dicono nulla. I capi hanno forse conosciuto davvero che egli è il Cristo? Ma costui sappiamo di dov'è. Il Cristo invece, quando verrà, nessuno saprà di dove sia. Gesù allora, mentre insegnava nel Tempio, esclamò: «Certo, voi mi conoscete e sapete di dove sono. Eppure non sono venuto da me stesso, ma chi mi ha mandato è veritiero, e voi non lo conoscete. Io lo conosco, perché vengo da lui ed egli mi ha mandato». Cercavano allora di arrestarlo, ma nessuno riuscì a mettere le mani su di lui, perché non era ancora giunta la sua ora. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Cercavano di arrestare Gesù, ma non era ancora giunta, ecco, la sua ora. La prima parola proclamata, tratta dal libro della Sapienza, ecco, ci parla, ecco, della figura di Gesù, di questo servo, ecco, sofferente. Certamente i discepoli di Gesù si sarà appellato anche a questa pagina della scrittura per dire come già usciva da tutta la scrittura lentamente la figura, il suo mistero di salvezza. È il giusto che dà fastidio. È il giusto chi è? Colui che confida nel Signore, che sa che il Signore per lui è tutto, ma non per abbandonarsi passivamente, poi rimanere inerte, inermi, ma perché trae la sua forza dal Signore. Confida in Lui, tutto quello che Lui fa, pur cosciente della propria debolezza e fragilità, però è in riferimento a Dio, trae gli insegnamenti dal Signore. E gli empi dicono, cioè coloro che non confidano nel Signore, che cercano nelle cose del mondo, nelle varie ricchezze, nei vari idoli del mondo, cercano la loro forza, è chiaro che questa figura del giusto gli dà fastidio, perché sentono comunque che dentro di sé un richiamo alla verità, però vogliono negarlo, vogliono coprirlo, vogliono dire che la verità, ecco, è altro. E sentono proprio, dicevo, questo, e mettono tutte le loro forze contro l'azione e la fede, ecco, del giusto. Ecco, e cercano proprio di eliminarlo, ieri come oggi, anche oggi, cioè parlare della verità, dire la verità, dire quello che è il bene della persona, ecco, non è facile, addirittura la legge non te lo permette. Dire la verità secondo il Signore che ci ha creati con la sua immagine, che sa cosa è bene per noi, che ci ha dato 10 parole di vita perché possiamo rimanere nel suo amore, possiamo rimanere in quella vita che Lui ci dona attraverso, ecco, il Signore Gesù. Il Signore Gesù che viene dal Padre, mandato dal Padre. Lui dice: Gesù, io lo conosco, cioè c'è una comunione piena fra me e il Padre, sono in mezzo a voi per liberarvi, per sciogliere quelle catene prodotte dal peccato, un peccato nel quale tante volte l'uomo confida e al colmo della propria, ecco, stupidità, non saprei come dire, proprio della propria ignoranza, cioè cerca di coprirlo, di mascherarlo anche con le leggi. L'uomo legalizza, ecco, la
uccidere le grinze del male, anche con le leggi, e cerca di bloccare la voce, ecco, di chi confida con il Signore, con la minaccia, perché non ha altro modo. Questo è avvenuto, ecco, attraverso i secoli. Cosa aspettano? Qual è il nostro? Non è certamente andare a proclamare destra e sinistra con le trombe, ma prima di tutto, ecco, confidare realmente nel Signore, che la sua legge, che il suo amore sia inciso, ecco, dentro di noi. Dal giorno del battesimo il Signore ci ha legati a sé, ecco, confidare in Lui e non lasciarci abbindolare dalle varie mentalità e dalle varie scuse che gli empi, ecco, cercano di immettere all'interno della società, come hanno fatto ieri, come oggi. E quanto è vera, ecco, questa parola, ecco, della Scrittura. Chiediamo allora la grazia che la verità non ci abbandoni, cioè che impariamo a confidare nel Signore. Anche un elemento molto importante all'interno del cammino, ecco, di questa Quaresima, è nutrirci della presenza di Dio. Lui che sta con noi, che vuole stare con noi, trovi la porta della nostra persona, ecco, aperta. Lui possa entrare e non sia condannato da noi, come cercano di fare gli empi, la gente, con i giudei che volevano uccidere Gesù. Cerchiamo di dargli spazio nella nostra vita, di non escluderlo. È il pericolo di dare importanza, di dare tempo, anche ora che ne abbiamo, da un lato ne abbiamo tanto, di dare tempo agli idoli, sia come mentalità, sia come ascolto, e lasciare da parte, ecco, il Cristo. Mettiamolo alla prova, dice la Scrittura, per vedere con violenza e tormenti, per conoscere la sua mitezza e sapere quanto sopporta. Non dimentichiamo che il centurione pagano, che aveva visto tutta la scena della passione del Signore, rimane stupito. Perché? Perché ha visto quest'uomo confidare in Dio, abbandonarsi totalmente a Dio. Lui, il figlio di Dio, non ha imprecato, non ha maledetto, non ha accusato, che facevano altro ladrone, confidato nel Signore. Questa comunione piena con il Padre, che Gesù, ecco, vive, ecco, sia la comunione che noi supplichiamo per essere davvero intimi, entrare sempre più intimamente nel mistero della Trinità, e non lasciando spazio al peccato, anche il male, dice l'Apostolo, che ci assedia da ogni parte, che vuole malattie, proprio non trovi spazio, ecco, dentro di me. In preparazione all'incontro di preghiera che vivremo fra poco con il Papa, ecco, poniamo sull'altare, non possiamo confessarci, poniamo sull'altare e offriamo al Signore, ecco, tutta la nostra vita, offriamo anche i nostri peccati, uniamoli al Padre, il Signore che è proprio Cristo, per redimci, liberarci dal peccato in attesa qui della confessione, ecco, sacramentale. Offriamoli qui. Per un distacco davvero sincero e totale. Diceva Gesù, Santa Faustina, offrimi anche i tuoi peccati, io li gradisco, perché tu mi porti qualcosa di tuo. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli, Signore. Thank you.
sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo risorto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli, Signore. Pregate, fratelli e sorelle, per questa nostra famiglia radunata nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, alla lode e gloria del suo nome, per il bene nostro di tutta la sua Santa Chiesa. La potenza di questo sacrificio ci liberi, Signore, dal peccato e ci faccia giungere più puri alle feste pasquali, principio della nostra salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alti i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Con il digiuno quaresimale, tu vinci le nostre passioni, elevi lo spirito, infondi la forza e doni il premio per Cristo nostro Signore. Per questo mistero si allietano gli angeli e per l'eternità adorano la gloria del tuo volto. Al loro canto concedo, Signore, che si uniscono le nostre umili voci nell'inno di lode. Santo, 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 il Signore è Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo spirito a santificare i doni che ti offriamo perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
mistero della fede. Tu ci hai redenti con la tua croce e la tua risurrezione. Salvaci, o Salvatore del mondo. Celebrando il memoriale del tuo Figlio morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, con i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, San Michele Arcano, San Cassiano, San Pietro Isor, San Tiro, San Giacomo e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona Padre pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giovanni, il Collegio Episcopale, tutti il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Io ripetati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
sono venuto da me, ma il Padre mi ha mandato, dice il Signore. Gesù mio, credo che sia realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché non posso ora riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Prendi, o Signore, e accetta tutta la mia libertà, la mia memoria, la mia intelligenza, la mia volontà, tutto quello che ho e possiedo. Tu me lo hai dato, a te, o Signore, lo ridò. Tutto è tuo, di tutto disponi secondo la tua piena volontà. Dammi solo il tuo amore e la tua grazia, e il resto mi basta. Preghiamo. O
Padre, questo sacramento che segna per noi il passaggio dall'antica alla nuova alleanza, ci spogli dell'uomo vecchio e ci rivesta del Cristo nella giustizia e nella santità, per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Benedica l'Onnipotente Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificati il Signore con la vostra vita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria. Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore. Si compia in me la tua parola. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne. E venne ad abitare in mezzo a noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi, Signore, la tua grazia nei nostri cuori, affinché noi che per l'annunzio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione del tuo Figlio, attraverso la sua passione e morte, siamo condotti alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. L'eterno riposo. Dona loro, oh Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposo in pace. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fu affidato dalla pietà celeste. San Michele Arcangelo, difendici la battaglia, contro le malvagità insi dal diavolo sii nostro aiuto. Ti preghiamo supplici che il Signore lo comandi, e tu principe, mista celeste, con la potenza che ti viene da Dio, ricancia l'inferno santo agli altri spiriti marini che si aggirano per il mondo, perdizione delle anime. A te, o beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione, ricorriamo, e fiduciosi invochiamo il tuo patrocinio, insieme a quello della tua Santissima Sposa, per quel sacro vincolo di carità che ti strinse all'Immacolata Vergine, Madre di Dio, e per l'amore paterno che portasti al fanciullo Gesù, riguarda, te ne preghiamo, con occhio benigno, la cara eredità che Gesù Cristo acquistò col suo sangue, e col tuo potere d'aiuto soccorri i nostri bisogni. Proteggi, o provvido custode della divina famiglia, l'eletta prole di Gesù Cristo. Allontana da noi, o Padre amatissimo, la peste di errori e di vizi che ammorbi il mondo. Assistici propizio dal cielo in questa lotta col potere delle tenebre, o nostro fortissimo protettore. E come un tempo salvasti dalla morte la minacciata vita del bambino Gesù, così ora difendi la Santa Chiesa di Dio dalle ostili insidie ad ogni avversità. Estendi ogni ora sopra ciascuno di noi il tuo patrocinio, affinché ecco a tuo esempio e mediante il tuo soccorso possiamo virtuosamente vivere, pienamente morire e conseguire l'eterna beatitudine in cielo. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato.